Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, siamo tornati nel Lazio e precisamente nella provincia di Frosinone, siamo a Boville Ernica, 487 metri sul livello del mare, 9.000 abitanti circa, anche se nel borgo antico i residenti sono circa 1.000, 16 chilometri dal capoluogo Frosinone, 86 chilometri da Roma, ma adesso come sempre iniziamo con il primo cittadino. Ci troviamo a Boville Ernica e la città chiaramente si trova nei Monti Ernici, che chiaramente ne definiscono il nome. Uno dei centri più importanti, ecco, sotto il profilo storico-architettonico della nostra provincia. Siamo uno dei borghi più belli d'Italia, ecco, proprio per queste nostre peculiarità, ecco, questo valore architettonico-artistico abbiamo avuto lo scorso anno, quindi nel 2009, riconoscimento, ecco, e quindi di essere uno dei borghi più belli d'Italia, e quindi apparteniamo a questo club che è di importanza, ecco, nazionale ma anche internazionale. Quindi questo fatto è stato un giusto riconoscimento per una città, un borgo che presenta, ecco, delle importanze eccezionali. Ci troviamo in uno dei posti più suggestivi in questo momento, dei luoghi più suggestivi, sotto il castello Filonardi. Si affacciano su, appunto, su questa strada che poi è Corso Umberto, uno dei corsi, ecco, quindi delle vie più importanti della nostra città, si affacciano tutti i palazzi più importanti, alcuni dei palazzi più importanti, ecco, a Palazzo Simoncelli, a Palazzo De Angelis, e quindi una via che chiaramente, ecco, ha delle caratteristiche uniche nel suo genere. Il gonfalone, ecco, è bellissimo, insomma, ecco, innanzitutto i colori bianco-celeste, che sono praticamente i colori, ecco, del nostro gonfalone, ma ecco, i simboli sono fondamentali, ecco, perché ripercorrono proprio tutta la storia, ecco, della nostra città, quindi del nostro borgo. Ecco, la torre in modo particolare rappresenta la rocca con la cinta muraria e le tre porte, quindi la torre e le chiavi, perché l'origine, l'appartenenza, ecco, della nostra città, del nostro borgo è un'origine, ecco, pontificia, insomma, ecco, quindi Boville Ernica faceva parte, ecco, dello Stato Pontificio, e da sua struttura architettonica, artistica, risente in modo impressionante, in modo unico, di questa appartenenza. Ci troviamo, ecco, alla Porta San Francesco, una delle porte, delle tre porte d'ingresso del paese. Le altre porte sono Porta San Nicola al nord e Porta Santa Maria ad est. Queste tre porte proprio insistono sulla circonvallazione del paese, che si estende per 2 chilometri, dove si possono ammirare le valli dell'Iri e del Sacco. Le valli dell'Iri verso est, la valle del Sacco a sud. Quindi diciamo che questa triplice cinta muraria presenta anche 18 torri, e a queste tre porte vanno aggiunte una piccola porticina, una posterola, che serviva esclusivamente come via di fuga per i cittadini del paese durante gli attacchi o gli assedi dei nemici che volevano insediare la popolazione qui residente. Questo castello Filonardi oggi è diciamo tenuto dalle suore di benedettine di clausura, grazie all'opera incessante e zelante della nostra madre abbadessa lo possiamo ammirare in tutto il suo splendore, specialmente durante il periodo della Pasqua con Giotto.
perché sicuramente quasi ogni anno verrà aperto al pubblico, anche se per poche ore, per far ammirare tutte le bellezze e le meraviglie che in esse si custodiscono. Una preziosissima biblioteca, anche perché questo castello Filonardi sorge nel punto più alto del nostro paese. Ennio Filonardi, cardinale, che qui ha voluto costruire questo castello per uno scopo ben preciso, quello di ricevere durante il periodo estivo la corte papale di Roma. È uno dei tesori più belli del nostro paese e in questo castello, sede attuale delle suore benedettine di clausura, troviamo anche la bellissima chiesa di San Pietro Ispano, dove si possono ammirare nella cappella Simoncelli dei tesori di arte, di cultura di notevole pregio, quali l'angelo di Giotto, realizzato da Giotto nel 1300, e un bassorilievo della Madonna col Bambino del Sansovino, nonché un sarcofago paleocristiano rinvenuto nelle nostre campagne nel 1940 e dove è rappresentato, si dice, uno dei primi presepi. Risale questo sarcofago al circa IV secolo d.C. C'è un parte dell'Antico Testamento sul lato sinistro e sul lato destro la Natività, una delle prime Natività. Ecco, nella chiesa stessa noi possiamo ammirare la grotta dove San Pietro Ispano, nobile cavaliere che abbandonò la famiglia e venne qui a vivere da eremita, ma sicuramente prima dell'anno 1000, e dove visse praticamente nella preghiera e diciamo anche nel raccoglimento, nella meditazione, dedicandosi soprattutto al popolo di questo paese e operando anche diversi miracoli. Tanti sono i figli storici del nostro paese, personaggi illustrissimi che hanno reso famosa la nostra cittadina, il cardinale Ennio Filonardi, Simoncelli, e poi abbiamo ancora letterati, Desiderio De Angeli, la sorella Ortensia, nei primi del Novecento un notissimo pittore Fattori, una cui allieva era proprio di Bovelle, e Fattori veniva qui a trascorrere le sue vacanze ed è rimasto ospite di una famiglia, della famiglia Pinti, Terella Pinti, qui a Bovelle. Come pure Cesare Zavattini nel dopoguerra, che abitava proprio vicino qui Piazza San Francesco. Quindi ecco, abbiamo avuto questi uomini che hanno saputo dare lustro, onore e diciamo anche gloria a questa nostra ridente cittadina che per secoli ha fatto parte sempre dello Stato Pontificio, e le chiese presenti ne sono una testimonianza, i tesori che si conservano anche,
che si possono ammirare ogni qualvolta si viene a visitare questo paese, sia custoditi nella chiesa di Santo Stefano, custoditi nella chiesa di San Michele Arcangelo e soprattutto nel gioiello della chiesa di San Pietro Ispano, che è il gioiello del nostro paese. Continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di Boville Ernica in provincia di Frosinone. Andiamo ad incontrare il parroco Don Bernardino D'Aversa, 86enne e da 23 anni parroco di Boville Ernica. Sono arrivato con la promessa del vescovo di stare appena qualche anno e poi mi lasciava libero a Frosinone, se non che quando è passato il tempo mi ha detto che non era possibile fare nessun cambiamento perché non aveva i soggetti. Ed eccoci qui, sono passati 23 anni. Questa chiesa è arrivata a questo punto, in seguito, perché prima era più piccola, poi alla fine dell'Ottocento l'hanno ingrandita e hanno aperto anche la parte del cappellone cosiddetto della cappella, lì è stata aperta e quindi fa parte di questa chiesa. Abbiamo la Cappella del Sacramento, lì dove sta San Sebastiano, dove sta anche tutto ciò che riguarda il Cardinale. Il patrono San Pietro Ispano capita l'11 di marzo, e purtroppo non sempre si ha la possibilità di fare delle processioni eccetera. Resta che facciamo il trituo in onore del santo, poi il giorno della festa, se si può fare, si fa la processione e anche il comune si interessa di fare la processione se è possibile, altrimenti facciamo il basta della reliquia e facciamo soltanto la parte religiosa. Per la comunione ogni sabato abbiamo questa catechesi che viene portata avanti dalle suore carmelitane teresiane e poi dai catechisti, dalle catechiste. Thank you.
La sartoria di Boville è una tradizione che risale agli anni 1500-1600. Poi chiaramente negli ultimi anni 50-60 si è evoluta in modo straordinario e poi tanti che lavoravano qui a Boville chiaramente dove hanno imparato un po' il mestiere. Di solito dove si andava nella città più vicina che era Roma, dove c'era tanto lavoro e qui a Boville ne sono rimasti sempre di meno, chiaramente, anche se a Roma lo stesso sono rimasti in proporzione, è la stessa cosa e ad oggi qui sono rimasto solamente io a fare questa professione. Iniziare ad oggi non è facile, non è facile perché contrariamente a quello che si pensa, alle scuole, queste cose qua, no, ci vuole la pratica nelle botteghe. La pratica nelle botteghe non è facile, bisogna che si coinvolga, non so, a livello governativo, non so neanche come si potrebbe fare, però... Bisogna che si siede un attimino e se ne parli con qualcuno. Ci vuole tanta pazienza perché prima di arrivare a poter fare qualcosa ci vuole un po' di tempo, insomma. Non è che si arrivi subito, bisogna cominciare a saper reggere, come so dire, l'ago in mano. E ci vuole tempo anche lì. Meglio di un buon abito di sartoria è il massimo, insomma, non esiste altro. Cioè dopo tutte le altre cose vengono dopo. Sono stato invitato da una sartoria in Thailandia e mi ha invitato e poi abbiamo fatto un abito per l'imperatore thailandese. Il consiglio che da un giovane è di provarci comunque, perché potrebbe esserci un buon futuro, sicuramente. Se ha pazienza di imparare, sicuramente ha un lavoro sicuro e se ha anche delle buone mani, un giovane, specialmente oggi, può anche spaziare sia in Italia, all'estero, può fare tante cose. Sono la madre Raffaella Carolina Capogna, abbadessa di questo monastero delle Benedettine di San Giovanni Battista qui in Boville Ernica. La presenza del monastero qui in Boville c'è dal 900-1000 e è stata interrotta dalle soppressioni, dalle pestilenze, da tante cose, parecchie volte è stato interrotto. Però dal 1630 il monastero ha continuato perché l'ha rifondato Monsignor Giovanni Battista Simoncelli. Il nostro monastero era l'attuale comune di adesso, l'attuale amministrazione. Però dal 1870 è stato soppresso e le monache si sono comprate tramite un benefattore del monastero questo castello. Questo castello era in pratica una rovina. Noi abbiamo rappezzato, diciamo, come potevamo fino al 1987. Da questa data il monastero è stato restaurato, tutto restaurato, rimesso a nuovo, anche se non si finisce mai il restauro, sta sempre da fare. Questa chiesa ci è stata affidata nel 1990, poi l'abbiamo restaurata noi a nostre spese, con la provvidenza di Dio, si capisce, anche il monastero è stato restaurato in questo modo. E dal 1995
il giorno di San Benedetto, 21 marzo, è stata riaperta al pubblico. Noi, monache benedettine, stiamo in questo castello, monastero e in questa chiesa che continuamente a lodare Dio. Il nostro motto è Ora et Labora. Quindi facciamo 7 volte al giorno, noi da quando ci alziamo alle 5:15 fino alle 9 la sera, 7 volte al giorno noi lodiamo il Signore e stiamo pregando per tutti quelli che non pregano, per il mondo intero. Noi siamo 26 al momento, stiamo facendo anche una fondazione in Messico. Ci abbiamo 12 messicane, giovani, e quindi ecco le nostre risorse anche spirituali, perché non c'è ricambio in Italia come tutti sappiamo, e quindi ci siamo rivolti al Messico, dove stiamo facendo una fondazione, stiamo fondando un monastero. Il giorno di Pasqua, il pomeriggio di Pasqua e il giorno dopo Pasquetta, il castello monastero sarà aperto al pubblico per tutti quelli che lo vogliono visitare. Siamo a Bovilla Ernica, nel noto ristorante Il Frantoio. Siamo proprio al centro storico di Boville. E noi siamo famosi per questi antipasti che facciamo, tipo il prosciutto tagliato a mano, e poi ci stanno le olive caserecce che le fanno i nostri contadini, salamini che mi producono qua alla macelleria di Boville, i formaggi, diciamo, nostro qua del territorio, e tanti altri prodotti che non sto qui a elencare perché non sono nemmeno presenti a tavola. E invece del pane noi presentiamo la focaccia rossa col pomodorino fresco e bianca con l'olio d'oliva e un po' di sale. Poi diamo i primi piatti, le tagliatelle le facciamo noi con i funghi porcini, poi i gnocchi anche impastati da noi, col pomodorino fresco oppure al ragù, e poi che va molto qui a Boville è la pasta e fagioli, diciamo i mal tagliati con i fagioli. E li facciamo noi, cottura semplice con i fagioli freschi messi a mollo e poi fatti bollire e cucinati con i mal tagliati. Poi abbiamo i strozzapreti, è un piatto che stiamo presentando da poco tempo e che va molto di moda. Sono pasta fresca, diciamo, acqua e farina, e col pomodoro fresco. E si mangiano facili perché sono facili da digerire. Poi facciamo anche della carne, noi abbiamo bistecche, abbiamo tutti i tipi di carne che produciamo qua a Boville. E poi passiamo ai dolci. Questi sono i nostri, diciamo, tarallucci al vino, che li produciamo noi nel modo più semplice che possa essere. E qui ci sono i nostri oli prodotti dai nostri contadini di Boville. Come vedete, per venire sopra al paese ci abbiamo tante tante piante di olive che stanno in collina, e ci sono tanti produttori di olio che, niente, noi raccogliamo le olive e vengono macinate entro le 12 ore, 24 ore che siano, così abbiamo un sapore molto fruttato e, diciamo, l'acidità è molto vicina allo zero. E poi abbiamo anche gli oli col limone, abbiamo gli oli al peperoncino e abbiamo tanti altri tipi di oli, diciamo, aromatizzati da noi. Vi aspettiamo a Bovilla Ernica, ci sta tanto da udetto, mangia bene. Da Bovilla Ernica in provincia di Frosinone vi salutiamo, i borghi d'Italia vanno gustati con gli occhi ma soprattutto con il cuore. Attendiamo i vostri suggerimenti, segnalateci i borghi più belli, e per quanto riguarda il nostro appuntamento è per la prossima settimana. Ciao!